Durante i giorni del sequestro Moro, tra le lettere di Moro, ce ne stava una che mi ha sempre colpito, in cui Moro rifletteva su quello che era avvenuto nel dibattito della Costituente, e proprio perché appunto il dibattito si rendeva conto intorno al suo sequestro e la possibilità che venisse ucciso, come poi è stato, era controllata da pochi media, un'oligarchia di media, un dibattito, come dire, molto dipendente dalla politica. In questa lettera, che mi colpiva molto, sia nella lettera che nel memoriale c'erano riflessioni del genere, c'è l'idea che nella Costituzione italiana non c'è una parte di articoli dedicata all'informazione, e a un'informazione indipendente che non dipende dal potere. Ci sono cose legate, appunto, cioè articoli legati a dei diritti fondamentali come il principio della libertà di parola, c'è la libertà di associazione, ma l'idea che esista, diciamo, un potere che in qualche modo sia compito anche della Repubblica promuovere un'informazione indipendente è qualcosa che manca nella Costituzione. Quando manca nella Costituzione vuol dire che poi al posto di quel potere lì ci sono dei poteri che sono invece dipendenti. Questo credo che sia una delle questioni che gravano, diciamo, in tutta la storia della Repubblica Italiana sul mondo dell'informazione. Purtroppo gli editori puri sono pochi, le anomalie non sono soltanto quelle più grosse, come abbiamo visto quella berlusconiana o altre che appunto ci mostrano come di fatto la politica, al di là delle bandiere, diciamo, occupi in maniera alle volte militare gli spazi dell'informazione pubblica, ma di fatto in qualunque contesto facciamo fatica a vedere un'informazione di tipo indipendente, ancora di più facciamo fatica a vedere un'informazione di tipo indipendente da un punto di vista culturale. Sicuramente io penso che ci debba essere un ruolo di investimento pubblico in tutto questo, bisogna finanziare diversamente appunto le possibilità di un'editoria indipendente. Io penso che questa sia l'unica strada. Le leggi sul libro negli ultimi anni e le leggi sulle riviste, sull'informazione sono molto deludenti.